Finalmente sono pronto, lavato, vestito e pettinato. Non mi resta che uscire di casa. Dal momento in cui metto piede fuori dal portone, però, mi rendo conto che molto probabilmente per spostarmi in qualche modo inquinerò. A meno che io non debba percorrere distanze brevi, di quelle che si possono fare in bicicletta o a piedi, o che non abbia la fortuna di dover compiere un tragitto che sia ben coperto dai mezzi pubblici, come la metropolitana o il treno, inevitabilmente inquinerò. Se tanto o poco, dipenderà solo dal mezzo che sceglierò per spostarmi e dalla distanza che dovrò percorrere. Sono Filippo Solibello e questo è In Circolo, un podcast di Cora Media promosso da Maire Technimont, in cui proveremo a raccontare come la sfida della transizione energetica può essere vinta con la giusta dose di ingegno, tecnologia e impegno. Lo faremo viaggiando in circolo per l'Italia e parlando con esperti e cittadini, perché sì, la chimica verde è un affare di tutti. Spostarsi è una delle attività che più caratterizzano la storia e la natura umana. Per secoli, o addirittura millenni, lo abbiamo fatto a impatto zero, a piedi o a cavallo. Poi, dalla fine dell'Ottocento, abbiamo iniziato a farlo in modo molto più veloce e pratico, solo molto, ma molto più inquinante. Prima lo abbiamo fatto con i treni a carbone, che buttavano fuori un fumo nero così denso da appiccicarsi sui vestiti e sui volti dei macchinisti. Poi con le navi, che da scafi a vela si sono trasformate in grandi piattaforme, alimentate a olio combustibile, praticamente quel che resta della raffinazione del petrolio, con impatti enormi in aria e in acqua. Poi con gli aerei, che per sollevarsi e volare velocissimi per migliaia di chilometri hanno bisogno di quantità enormi di carburante. E infine con le macchine, le automobili, il mezzo di locomozione con cui abbiamo più familiarità e consuetudine. In realtà, sia con gli aerei che con le navi, che con le auto, un po' come per tutto il resto, all'inizio il problema dell'inquinamento non si poneva. Era quasi impossibile accorgersene, sia perché i loro fumi si inserivano in un mondo fondamentalmente pulito e non saturo di emissioni inquinanti come quello in cui viviamo oggi, sia perché quando questi mezzi hanno preso a essere prodotti e venduti, grosso modo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, si trattava di pochissimi esemplari. E inoltre la sensibilità ambientale era molto diversa da quella che abbiamo oggi. Nessuno, o quasi, all'inizio del secolo scorso possedeva un'auto o prendeva un aereo. Oggi invece le auto fanno parte del nostro quotidiano e gli aerei sono diventati familiari quasi come gli autobus. Per non parlare delle navi e del contributo che hanno dato sia alla globalizzazione dell'economia che al turismo. Tanto per avere un'idea delle proporzioni, si stima che oggi nel mondo esistano circa 1,5 miliardi di auto e che ogni giorno decollino circa 100.000 aerei. Un secolo fa, le automobili presenti nel mondo erano poco meno di 1 milione e volare era faccenda da miliardari eccentrici o, come purtroppo sappiamo, da militari in missione. Ad oggi i trasporti sono il terzo settore più inquinante del mondo e sono responsabili di poco meno del 20% delle emissioni climalteranti del pianeta. Peggio fanno solo la produzione di energia, che è responsabile di più del 30% delle emissioni, e il settore alimentare, che è responsabile del 35% delle emissioni, mentre invece il settore mercantile rappresenta circa il 3% delle emissioni. In pratica, se smettessimo di usare auto e aerei, di colpo smetteremmo di produrre un quinto delle nostre emissioni. Però, siamo seri, chi vuole smettere di usare la macchina, di andare in crociera o di prendere l'aereo? Beh certo, ci sono i treni, ma non ovunque si può andare con il treno. Vale sia per le grandi distanze, sia per quelle molto piccole. Vale per le vacanze, come per andare al centro commerciale a fare la spesa. Quindi, alla fine, è come se ci trovassimo davanti a un bivio. O compiamo un salto all'indietro di un paio di generazioni e smettiamo di concepire i viaggi e gli spostamenti quotidiani come siamo abituati a fare, non come un'abitudine ma come un'eccezione, oppure troviamo un modo per viaggiare e spostarci che riduca il loro impatto. Per le auto, molto è stato fatto in questi ultimi anni e molto verosimilmente si farà, tra auto elettriche e sistemi a idrogeno. Ma per gli aerei la faccenda appare più complicata,
Si tratta di macchine enormi che devono percorrere distanze altrettanto enormi e che, per di più, devono farlo nella massima sicurezza e ovviamente senza la possibilità di fermarsi per ricaricare le batterie o per fare il pieno di idrogeno. Idem le navi, sia che trasportino merci o passeggeri. Così oggi ci troviamo davanti al paradosso che uno dei settori per i quali è più urgente e importante ridurre l'impatto è anche uno di quelli sui quali è più difficile agire e incidere. Per questo faccio visita a Julien Rossi, promotore e coordinatore della piattaforma europea volontaria ESAF per la promozione dei Sustainable Aviation Fuels e per la riduzione dell'impatto ambientale degli aerei. A questa piattaforma partecipano tante aziende che rappresentano tutta la filiera, da chi sviluppa le tecnologie per la produzione di carburanti sostenibili, come l'italiana NextChem, a compagnie aeree e aeroporti. La prima cosa che mi dice è che il problema delle emissioni legate al settore degli aerei è molto, molto complesso. Oggi l'aviazione ha due tipi di impatto sull'ambiente. Prima di tutto, naturalmente, intorno agli aeroporti. Questo sarebbe il primo impatto diretto per i passeggeri, per gli abitanti intorno agli aeroporti. E lì parliamo di alcune emissioni degli aerei quando sono nell'aeroporto, ma anche del rumore. Però questo tipo di emissioni locali sono regolamentate a livello internazionale e molto rigorosamente. Il secondo impatto, e forse è questo che ci interessa oggi, è l'impatto globale sull'ambiente. E quindi lì, naturalmente, il primo impatto sono i gas serra, le emissioni di carbonio, prima di tutto, e poi anche i cosiddetti effetti non CO2, che sarebbero le altre emissioni, tipo il vapore d'acqua, per esempio, gli ossidi di azoto, anche le particelle in altitudine. Oggi gli studi sono molto precisi sulle emissioni di CO2, di carbonio. Gli ultimi studi che sono stati resi pubblici alla fine del 2021 dicono che il settore dell'aviazione è responsabile tra il 2 e il 3% delle emissioni di carbonio provenienti dalle attività umane. Questa è una cosa abbastanza chiara e parliamo delle emissioni dei motori, degli aerei, ma anche delle emissioni legate alla produzione degli aerei. Assodato il problema, presumo si stia lavorando per cercare una soluzione. Ultimamente, l'anno scorso, è un esempio veramente importante perché è la prima volta che è successa una cosa del genere, l'intero settore dell'aviazione, le compagnie aeree, l'industria aeronautica, gli aeroporti, i gestori della navigazione si sono messi d'accordo su un tipo di tabella di marcia verso la cosiddetta neutralità climatica del settore per il 2050. Questa si chiama Destination 2050 e sarebbe questa tabella di marcia, la quale prevede quattro leve per appunto agire in modo di raggiungere questo obiettivo. Prima di tutto le tecnologie. C'è un dato da non trascurare. Di recente, attorno al settore degli aerei e dell'aviazione, si è creato uno stigma profondo. I consumatori sono consapevoli dell'impatto ambientale dei loro voli e quindi, se il problema non venisse risolto, potrebbe crearsi, o forse in parte si è già creato, un effetto di vergogna del volo che alla lunga potrebbe danneggiare l'intero settore. Non è soltanto una questione di comunicazione o di immagine, è una questione di sopravvivenza del settore, perché noi chiaramente non abbiamo tantissime alternative per ridurre l'impatto ambientale del settore. Quindi lo sviluppo delle tecnologie, lo sviluppo di carburanti sostenibili, che poi forse andremo a spiegare un po' di più, è chiave, veramente un punto chiave per il futuro dell'industria aeronautica e dell'aviazione. È normale perché i cittadini hanno sempre più coscienza del loro impatto diretto e il viaggio in aereo fa parte naturalmente del quadro, quindi bisogna lavorarci sopra. Da sempre l'aviazione ha cercato di ridurre il suo impatto ambientale, prima di tutto per i nostri clienti. Forse questa è una cosa un po' fredda da dire, però è una logica che si capisce molto. Una compagnia aerea, la prima spesa sono i carburanti. E quindi l'aviazione cosa fa? Lavora sul ridurre la riduzione del consumo di carburanti. E così, se noi riduciamo il consumo, riduciamo anche le emissioni legate all'uso di questi carburanti. Dagli ultimi 30 anni abbiamo già ridotto più del 50% delle nostre emissioni, per passeggero, per chilometro, perché questa è l'unità di misura.
E abbiamo, per esempio, anche ridotto il consumo, letteralmente, di carburanti. Il quadro che mi presenta Rossi è complesso. Prevede cambiamenti profondi che toccano vari aspetti dell'industria aeronautica, dalla produzione degli aerei ai tipi di motore usati, fino ai carburanti. La rivoluzione dei carburanti, i cosiddetti SAF, Sustainable Aviation Fuels, è quella che appare più a portata di mano. Ne parlo con Giovanni Barraco, responsabile di ENAC per i carburanti sostenibili per l'aviazione. I SAF sono combustibili sostenibili per l'aviazione, sono prodotti in diversi modi da una grande quantità di possibili materie prime, che comunque sono disponibili in ogni caso in quantità limitata al momento. Ogni processo di conversione viene poi formalmente approvato ed inserito in una specifica tecnica, questo per questioni di sicurezza. Generalmente i SAF vengono prodotti, quelli che sono ad oggi utilizzabili, da biomassa. Chiedo a Barraco quanto l'ipotesi di rivoluzione del settore aeronautico commerciale sia davvero a portata di mano. Cosa serve ancora? Quali sono i tempi previsti? I SAF sono la soluzione pronta all'uso per la decarbonizzazione nel breve e medio periodo. Sicuramente nel lungo periodo si stanno studiando ulteriori soluzioni, quali ad esempio la propulsione ibrida, fuel più elettrico, oppure quella a idrogeno, solo che dobbiamo anche dire che il settore dell'aviazione è quello dove più difficilmente si possono implementare queste nuove tecnologie, proprio perché richiedono delle modifiche sostanziali agli aeromobili con peso aggiuntivo che bisogna poi portare in aria, e quindi giustamente non sono programmi così semplici da attuare. Però la comunità internazionale è molto interessata a cercare di svilupparli. È possibile che dal 2030 in poi si possano anche iniziare a vedere i primi aeromobili con propulsione idrogeno o elettrico puro, però è sicuramente una implementazione di tecnologia che va più avanti nel tempo rispetto ai SAF che sono già in utilizzo, ecco. L'obiettivo è quello di raggiungere la decarbonizzazione completa al 2050, passando per la fase intermedia del 2030, dove l'obiettivo è quello di ridurre le emissioni del 55% rispetto al 1990. Una trasformazione così profonda, però, non può avvenire senza l'appoggio e la forte volontà delle istituzioni e delle grandi industrie. L'Unione Europea è sempre stata molto ambiziosa dal punto di vista ambientale. Lo abbiamo anche visto per quanto riguarda la promozione del European Green Deal e questo pacchetto ambizioso Fit for 55, l'iniziativa correlata specifica per l'aviazione Refuel EU Aviation. E noi come Italia cooperiamo attivamente e siamo allineati con gli obiettivi che ha proposto la Commissione europea, il processo di decarbonizzazione, che naturalmente non può essere immediato. È una cosa che per gradi si può raggiungere e comunque deve essere uno sforzo comune di tutti gli stati, non solo dell'Italia, non solo dell'Europa, ma a livello mondiale. Del resto, i gas serra sono nell'atmosfera, l'atmosfera è su tutto il globo. Eh sì, i gas serra sono un problema planetario, così come l'inquinamento da rifiuti è un problema che riguarda tutti e che nessuno può risolvere da solo. Parlare di economia circolare non significa solo aggiustare il tiro, ma ribaltare il modo in cui produciamo, consumiamo e concepiamo noi stessi rispetto al mondo. È una questione troppo grande e complessa perché le si trovino soluzioni piccole e semplici. Al contrario, la soluzione può arrivare solo da un sistema profondamente rinnovato, in un modo che tocchi sia la cultura dei consumatori che quella dei produttori, che tocchi le aziende come le istituzioni che ne regolano l'operato. Perché indipendentemente da quel che ognuno deciderà di fare, le conseguenze di un pianeta malato toccheranno la vita di tutti. Possiamo anche decidere che la cosa non ci riguarda, che non ci interessa, che il tema ci annoia.
Ma questo non ci eviterà di fare i conti con la crisi climatica. Possiamo anche decidere di non occuparci di ambiente, ma non possiamo impedire all'ambiente di occuparsi di noi. Per questo, prima di chiudere il circolo di questo podcast e di queste chiacchierate che ho fatto con persone che a cambiare le cose ci provano tutti i giorni, faccio un'ultima tappa. Parlo con Antonio Battistini, Chief Technology Innovation Officer di Maire Technimont. Il suo lavoro è quello di facilitare lo sviluppo e la trasformazione di un gruppo di grande tradizione come Maire Technimont verso nuove soluzioni di transizione energetica e di chimica verde. È con lui che voglio chiudere il cerchio di questo viaggio nel mondo com'è e come potrebbe essere. È a lui che voglio chiedere come vanno le cose e come potrebbero andare. Quindi il futuro verrà inizialmente dall'utilizzo di biocarburanti e renewable fuels o synthetic fuels che vengono dallo sfruttamento di primariamente oli vegetali con un processo di idrogenazione che si chiama HVO, che vuol dire hydrotreating di vegetable oils, per la produzione di carburanti per l'aviazione carbon neutral. E quindi in questo intervallo si osserverà anche una crescita molto importante di carburanti alternativi, carbon neutral o anche carbon negative, che possano inizialmente sfruttare il processo di gassificazione di biomasse o di waste. Però questa tipologia di impianti richiede un investimento enorme e tipicamente viene fatto su grossi volumi, diciamo, di carbone disponibili in un sito solo. Quindi c'è bisogno di un'incentivazione per favorire un'accelerazione nell'adozione di questi carburanti. Da un punto di vista tecnologico c'è anche la necessità di una ulteriore trasformazione tecnologica della tipologia di motori e di utilizzo, diciamo, di questi carburanti, soprattutto nel settore marittimo, perché ovviamente nel caso si adotti per esempio la combustione dell'etanolo, questi motori vanno completamente cambiati. Torno a casa frastornato, confuso e speranzoso allo stesso tempo. Se guardo il mondo e il futuro che lo aspetta, mi sento come se stessi guardando un film di quelli ad alto tasso di suspense, di quelli che non ti dai pace fino a quando non scopri come va a finire. Si salverà il mondo? I rifiuti che abbiamo prodotto per decenni saranno i nostri migliori alleati o i nostri peggiori nemici? L'umanità sarà la causa del suo male o la salvatrice di se stessa? Ho incontrato persone che mi hanno spiegato e raccontato come e perché il mondo sia in difficoltà e come e perché potrebbe smettere di esserlo. Ho incontrato chi mi ha raccontato che ci sono soluzioni già disponibili e altre in via di costruzione, e altre ancora da fare, e il cui percorso appare pieno di ostacoli. Ho visto con i miei occhi come la tecnologia, la chimica, la ricerca stiano costruendo pezzo su pezzo un tempo più ospitale per l'umanità e per il pianeta. Un tempo diverso da quello di oggi, in cui quello che era nuovo ieri potrà esserlo anche domani. Un tempo in cui non esisteranno più i concetti di vecchio e inutile, ma solo di possibile, utile, capace. Un tempo possibile, solo a patto di realizzare una sinergia complessa e completa tra persone, istituzioni, industrie. Un tempo nuovo, in cui quel che abbiamo usato coinciderà con quello che useremo e in cui passato e futuro arriveranno a toccarsi, come, appunto, in un circolo chiuso. In Circolo è un podcast prodotto da Cora Media e promosso da Maire Technimont. È stato scritto da Luciana Grosso con Filippo Solibello. I fonici di presa diretta sono Davide De Benedetti, Roberto Colella, Marco Bianchi Bandinelli, Davide Sartori, Lorenzo Ferrillo e Jules Fradè. Le registrazioni in studio sono a cura di Francesco Ferrari per Frigo Studio e Andrea Girelli. L'editing e il sound design sono di Davide De Benedetti. La producer è Anna Nenna, la cura editoriale è di Sara Poma. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi SRL.